sono onorata, felice e contenta di vedere ancora una volta questa sera tantissime persone, gente comune, gente di Siculiana, gente che vuole condividere con noi questa lenta rivoluzione verso il vero cambiamento. Noi siamo qui per voi e ce la metteremo tutta. Non abbiamo secondi fini, come ha detto, come bene hanno detto gli altri candidati. Noi siamo persone che dalla mattina alla sera lavoriamo, cerchiamo di dare il nostro contributo di idee, di esperienze, di competenze per il Paese senza guardare niente. Non ci sono secondi fini se non l'amore che abbiamo per il nostro Paese. Comizio, diciamo, di apertura della campagna elettorale abbiamo avuto modo di dire chi siamo, cosa rappresentiamo, quello che vogliamo fare e soprattutto abbiamo detto chiaramente che abbiamo preso le distanze dall'amministrazione uscente e da quello che negli ultimi 5 anni non è riuscita mai a fare. Volevo, per chi ovviamente ancora non ha avuto modo di leggere il nostro programma elettorale, molto brevemente, volevo indicare quelli che sono i nostri punti programmatici, perché è molto importante capire che tipo di amministrazione domani ci potrà essere con noi. Noi siamo persone assolutamente diverse, vogliamo amministrare con una modalità totalmente diversa. Noi vogliamo un rapporto diretto, costante e giornaliero con i cittadini. La casa comunale sarà aperta a tutti, non ci saranno barriere. Così come negli ultimi 15 anni il mio studio professionale è stato aperto a tutti i cittadini senza distinzione di ceto sociale o più o meno alto, ma io ho sempre difeso i cittadini per i bisogni che loro hanno avuto. Quindi è il mio intendimento aprire uno sportello dei diritti, si chiama appunto SOS Intervento. Questo sarà sia fisicamente, quindi ci sarà una postazione all'interno della casa comunale in cui i cittadini potranno recarsi ogni giorno, ovvero anche online, quindi viviamo ovviamente nell'era multimediale, quindi ogni cittadino può direttamente, digitando un numero di telefono, entrare immediatamente a contatto con l'amministrazione. Tra l'altro attiverò un numero di telefono, si chiama SMS Sindaco. Sarà il mio numero diretto, quindi senza intermediazioni, chiunque ha necessità di parlare con il sindaco, non ci sono stanze, non ci sono anticamere, basta digitare un numero di telefono e il sindaco sarà sempre pronto. D'altronde io sono abituata ad ascoltare le persone e sarò il sindaco dell'ascolto. Chiunque avrà di bisogno potrà contattarmi e io sarò sempre a disposizione. I problemi vanno segnalati tempestivamente e noi ci impegniamo altrettanto tempestivamente a risolvere i problemi. E sempre nell'ottica della partecipazione e della democrazia partecipata attiveremo anche sempre online una newsletter che verrà emanata, diciamo, periodicamente, in cui terremo aggiornati costantemente la popolazione di tutte le iniziative che il Comune farà. Nessuno dovrà scomodarsi per andare al Comune a chiedere ai vari uffici, all'ufficio tecnico, piuttosto che al servizio socioassistenziale, quali sono i contributi o i diritti o qualsiasi altra agevolazione che il contribuente potrà avere. Quindi periodicamente noi informeremo il cittadino di tutte le iniziative che il Comune intraprende. Tra l'altro, l'aspetto, diciamo, particolare di questo rapporto con il cittadino si estrinsecherà anche in altri diciamo, progetti che il Comune vorrà fare. Io personalmente mi impegno ogni 6 mesi a fare un incontro con tutti i cittadini, sempre nell'ottica della democrazia partecipata, in cui relazionerò ogni 6 mesi quella che è stata l'attività amministrativa svolta. Purtroppo negli ultimi 5 anni ancora attendiamo
della relazione annuale del sindaco, che non è stata mai fatta, soltanto al termine di questo suo mandato, negli ultimi mesi ha iniziato una sorta di campagna elettorale per promuovere altresì altre liste dove loro si sono ovviamente insediati e collocati e si ripropongono nuovamente oggi, perché vogliono vincere ancora, non vogliono alzarsi dalla poltrona. Tra l'altro, in un momento in cui siamo in piena campagna elettorale, ancora oggi l'amministrazione uscente propana le sue millantate opere che avrebbe fatto negli ultimi anni, cercando ancora oggi di dissuadere quello che è il voto libero, perché Siculiana deve cambiare, si vota e si deve votare liberamente, non per i favori ricevuti. Noi saremo attenti anche perché siamo sensibili, io sono una persona sensibile, sono una madre, quindi questa sensibilità mi viene data anche ovviamente dal mio percorso, dal mio vissuto. Siamo attenti a tutte le fasce di età. Siculiana deve essere un paese a portata di bambino, a portata di ragazzo, a portata di persona adulta, ma soprattutto è anche a portata delle persone anziane, che negli ultimi anni sono state letteralmente trascurate. Non c'è un posto per gli anziani dove gli stessi possono ritrovarsi. La via Roma, piena, diciamo, ancora di buche, non si cura da anni, le panchine sono sporche, spesso gli alberi arrivano a coprire anche le panchine dove i nostri anziani, i nostri nonni, i nostri zii si siedono per scambiare due chiacchiere. Noi vogliamo creare uno spazio ludico, ricreativo all'interno della biblioteca comunale per dare la possibilità anche alle signore, perché nonostante, diciamo, tutto, gli uomini ancora, i nostri zii, i nostri nonni hanno la possibilità di girare per i club, fare delle partite, ma le donne, le signore, non c'è un posto, non c'è un circolo ricreativo, quindi cercheremo anche per loro di trovare questo spazio all'interno della biblioteca comunale dove le nostre zie, le nostre nonne, le nostre mamme possono ritrovarsi anche loro e passare del tempo insieme, perché comunque stando insieme ci si scambia le idee e si progredisce sempre, perché noi abbiamo bisogno del contributo di tutti, delle zie e delle nostre mamme che sono sempre la memoria storica di un paese, vanno rispettati. Ovviamente l'attenzione è anche per i bambini, perché è sotto gli occhi di tutti lo stato, diciamo, di degrado e poca manutenzione in cui versano le nostre villette comunali, dove insistono comunque, diciamo, dei parchi giochi che non sono stati oggetti, diciamo, di manutenzione, non vengono puliti e i bambini spesso si trovano a giocare in un contesto, come dire, non esattamente adatto a loro. Ci impegneremo ovviamente ad un piano per realizzare un piano di pulizia sia ordinaria che straordinaria di tutte le strade del paese. Appena eletti, se ce ne darete l'opportunità, puliremo a fondo il nostro paese, le villette dove trascorrono il tempo i nostri bambini, e provvederemo anche a sostituire i giochi che non sono più utilizzabili perché di vecchi, ovviamente. Al settore della scuola, ovviamente lo sappiamo tutti, la scuola è il motore, quello che permette alle future generazioni di poter crescere e migliorarsi e fare sempre di più. E quindi anche il nostro intendimento creare un piccolo parco giochi all'interno, diciamo, dello spiazzale antistante la scuola elementare, che è comunicando ovviamente con la scuola materna, perché in tantissime altre realtà, e soprattutto quando si tratta di bambini piccoli, è necessario, soprattutto anche per noi che viviamo in una bellissima terra, la Sicilia, Siculiana, abbiamo il sole quasi tutto l'anno, e quindi permettere anche alle insegnanti insieme ai bambini un percorso anche ricreativo fuori dagli spazi angusti delle aule. Quindi quando ci saranno le belle giornate i nostri figli potranno anche giocare all'esterno della scuola, e questo è un aspetto che io voglio curare personalmente, perché i bambini hanno bisogno di stare tanto tempo all'aria aperta
e questa emergenza Covid che ci ha purtroppo colpito negli ultimi mesi mette proprio in evidenza come stare all'aria aperta è un momento importante. Si sta all'aria aperta, si può stare insieme senza necessariamente rischiare, diciamo, di contagiarsi o altro, quindi anche la scuola, in previsione di quello che è successo, deve adeguarsi alle nuove realtà emergenziali che ci sono. Lo sviluppo, diciamo, del paese passa anche attraverso il decoro urbano, questo l'abbiamo detto, è la nostra priorità. E soprattutto attraverso una rigenerazione urbana abbiamo intenzione ovviamente di creare quelli che sono due progetti molto importanti per noi. A qualcuno sembrerà una cosa stupida, però non è così, e sono i progetti Balcone Fiorito e Adotta Naiuola. Questo serve a sviluppare anche il senso di responsabilità civica che ognuno di noi deve avere, perché il nostro paese è bello, ma non riusciremo mai a mantenerlo bello e pulito se non c'è la collaborazione di tutti. Quindi questi progetti serviranno anche ad abbellire il nostro paese per renderlo sempre più accogliente nella visione di uno sviluppo turistico del territorio che noi vogliamo propinare non soltanto all'interno, diciamo, della nostra zona, della nostra area, ma come io ho detto in una primissima diciamo, intervista, voglio che Siculiana abbia la giusta luce fuori dall'Italia, fuori dall'Europa, perché la gente deve venire da fuori, punteremo su un turismo di qualità. Ovviamente siamo molto attenti anche alle istanze, diciamo, dei diversamente abili, questa è una tematica che riguarda tantissime famiglie di Siculiana, tantissime persone vivono una disabilità nelle loro famiglie, ma questo non deve essere motivo né di vergogna né di preoccupazione. Non è pensabile andare ad uno spettacolo, ad un'organizzazione, ad un evento organizzato ad esempio dall'amministrazione comunale senza che i primi posti non vengano garantiti ai disabili e alle loro famiglie. La politica deve stare indietro, non ci saranno posti riservati per le autorità, ci saranno i posti riservati soprattutto per i disabili e le loro famiglie, perché nessuno deve rimanere indietro e i disabili devono avere il loro giusto riconoscimento nel nostro paese e nella nostra società. In questi giorni si è parlato di tanto delle difficoltà economiche che ci sono e, come dire, abbiamo visto non soltanto quello che non è stato fatto in questi 5 anni, ma soprattutto abbiamo visto quello che è stato fatto male, io direi. In un momento di piena crisi economica, perché ripeto, la politica è fatta di scelte, e quindi quando un politico fa una scelta si assume la responsabilità della scelta stessa. Io mi permetto di criticare in questo momento la scelta dell'amministrazione uscente che nelle ultime settimane, nonostante la crisi che è imperversa nelle nostre famiglie, ha pensato di spendere gli ultimi spiccioli delle casse comunali per effettuare un'opera di piantumazione delle piante che hanno preso un'opera di piantumazione fatta in piena estate solo con lo scopo di spendere soldi pubblici. I marciapiedi sono stati divelti e l'unica impressione che c'è entrando nel paese è che c'è un paese devastato, abbandonato, lasciato a se stesso. Questo non è concepibile. Hanno pensato di spendere ancora soldi pubblici. Facendo cosa? Si sono vantati di aver ottenuto un finanziamento per sistemare la via Scalia dopo un problema, diciamo, alla rete idrica. Ma che cosa hanno fatto a quella via Scalia? La via Scalia è uno dei quartieri più antichi del nostro paese ed è stato deturpato dal betume. Dal betume, non si ha nemmeno l'accortezza, l'idea, l'intelligenza di capire che se si vuole realmente sviluppare il centro storico non si può passare con il betume. Evidentemente di sviluppo del centro storico non ne hanno avuto la minima idea 5 anni fa e né tantomeno ci penseranno per i prossimi 5, assolutamente. E poi mi
finalmente alla via Scalia. C'è un numero, da un numero civico ad un altro numero civico. La sensazione è in via Scalia che ci sono abitanti di serie A e abitanti di serie B, perché la strada si interrompe sino ad un certo punto, ma è giustamente lecito chiedersi perché non iniziare da un punto e arrivare ad un altro, e si è iniziati da una parte e si è terminati dall'altra. Insomma, nessuna programmazione, nessun senso. Le cose si fanno male. Così come è stato ieri sera, io adesso poso questo perché ieri sera è stato convocato un consiglio comunale. Questo consiglio comunale è stato convocato perché con urgenza, ovviamente, e più volte è stato, diciamo, sollecitato questo, perché il nostro revisore dei conti, capisco che è una materia un po' ostrusa per tutti, però esistono degli adempimenti che necessariamente si devono fare, quale appunto quello di approvare le aliquote IMU, la Tari, il piano finanziario e quant'altro. Bene, sino all'ultimo c'è voluto la pressione di tanti, ma soprattutto del revisore dei conti, per dire agli amministratori: convocate il consiglio comunale, perché altrimenti si rischia di non approvare le tariffe. Ieri il consiglio comunale, oggi, domani scadono i termini ultimi, quindi un'amministrazione che pensava di fare ricadere sulla futura amministrazione l'aumento della spazzatura, perché non si vuole dire la verità. In questi 5 anni è stata fatta, come dire, una magia. Si sono utilizzati ogni anno le somme destinate alla mitigazione per calare queste somme, stiamo parlando di somme che si aggirano sui 400.000 euro, sul piano finanziario, perché il piano finanziario, da quando si è insediata questa amministrazione, che si aggirava intorno agli 850.000 euro, un po' più rispetto alla, diciamo, ai valori che c'erano quando amministravano i commissari, siamo arrivati ad un piano finanziario di oltre 1.100.000. Quindi, cari concittadini, in questi anni questa amministrazione ha cercato di nascondere la loro incapacità nell'effettuare il servizio di spazzamento della raccolta differenziata, calando i 400.000 euro ogni anno nel piano finanziario e dando a noi cittadini l'illusione che la spazzatura non è mai aumentata. Non è così.